Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi faccio vedere come ripristinare la connessione Wi-Fi. Come si fa? Allora, quando voi non avete queste, vi faccio vedere queste caselline, significa che non avete la connessione a internet. Questa è tutta l'interattività del decoder SkyQ. Se non avete la connessione di internet, tutte queste cose non le avete. Quindi noi che facciamo? Andiamo qui sotto su impostazioni, premete ok, andate qui sul tasto laterale, premete connessione di rete. Vedete, in questo caso il decoder è connesso. Se il decoder non è connesso, avete lì una piccola X, quindi andate su configura. Connessione di rete, fate ripristina. Di solito, quando non si ha la connessione di rete, c'è scritto il nome della rete e le due X sotto, su connessione locale e connessione remota con la X. Quindi voi premete ripristina, premete lì e in pratica vi fa la procedura. Io adesso l'annullo, però vi faccio vedere, facendo ripristina vi rifà tutta la procedura di accoppiamento, trova la vostra rete Wi-Fi. Io in questo caso l'ho collegato tramite cavo, quindi è più facile ancora perché prende tutti i dati in automatico e rimettete la password e dopo un po' la connessione riavviene. Se avete ancora problemi di connessione, dovete per forza ripristinare il decoder andando su impostazioni, premendo 001 ok, eccolo qui, fate reset, ripristina impostazioni e rete, lo ripristinate, ma vi ricordo due cose. Prima cosa che vi cancella tutto quanto, cioè tutte le registrazioni che andrete a fare. Seconda cosa, il telecomando, una volta ripristinato, dovete resettarlo premendo i tasti 7 e 9 contemporaneamente per resettarlo e farvelo funzionare. E terza cosa, dovete riconnettere i mini. Quindi questa soluzione io ve la consiglio in extremis, quando non funziona più e dopo aver fatto tutte quelle altre prove. Un'altra prova da fare prima di fare questo reset: dovete spegnere, levare la corrente al decoder, levare la corrente al modem di internet e vedrete che può darsi riuscirete a riconnettere il vostro decoder. Quindi prima di fare questo hard reset, fate tutti i tentativi che vi ho detto e vedrete che riconnetterete il vostro decoder. Quindi, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo per i prossimi video. Ciao a tutti, da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!